Il messaggio che mandate attraverso questo spettacolo? Uscite fuori, rivelatevi. Sì, sì, una sorta di outing, chiamiamolo, di qualsiasi tipo. C'è un pudore in generale nella vita a dichiararsi i sentimenti, i pensieri. C'è sempre paura di quello che potrebbe pensare, specialmente ora con i social, se ci fai caso. Non ci si sbilancia, perché il fatto che qualsiasi commento tu metti è pubblico, quindi c'è questo timore di oddio, e se poi la persona di cui io non ho fiducia lo viene a sapere per via traverse, perché o se non lo legge gli viene riferito. Invece secondo me bisogna vivere alla luce del sole. Non c'è più religione è una commedia che affronta la storia grottesca di un ex porno divo goffo, sfuggente e tormentato che tra dissidi e contraddizioni si ritrova incalzato da una dark lady buffa, provocatoria e soprattutto caparbia. Lo spettacolo in scena al Teatro Tordinona fino al 30 ottobre è scritto da Laura Girolami, mentre Pietro De Silva ne cura la regia. Sessualità, ironia e ambiguità sono gli ingredienti di questa commedia, dove non mancano i colpi di scena e i momenti di riflessione. Giordano Paolo, il dislessico con difficoltà di inserimento? Esatto. E che poi ha fatto... Presente! Questa è una storia di un uomo e una donna, sono solo loro protagonisti, due attori, soltanto in scena, e che, come dire, cercano di venire fuori, di rivelarsi, di affrontare le loro debolezze e alla fine di scoprirsi al di là delle maschere che portano ogni giorno, diciamo così. Lei molto caparbia, molto... anche un po' goffa, però, e lui invece più restio, più, però alla fine, come dire, costruiranno questo rapporto che si aiuteranno a vicenda ad emergere, diciamo, ad uscire fuori. Porno divo viene assediato da una fan accanita, in realtà si sono conosciuti anni addietro. E lui, questo suo essere restio, come diceva Laura, nasconde un qualcosa che non si può dire. Tenete presente che è una commedia comica, ovviamente divertente, è simpatico anche perché il grande Fabio Galladini ha una fisicità di una simpatia incredibile, è un bambolotto umano, rotondo, simpaticissimo, attore fenomenale, fra l'altro con un timbro di voce alla Enrico Maria Salerno, ma solo quelli della mia generazione possono capire che voce è, una voce straordinaria, cultore della storia del teatro, cultura immensa, insegna teatro a una scuola molto importante a Roma, e attore notevole, notevole. E, che succede? Questo assedio casalingo è tutto incentrato su questa persona che lui non vorrebbe che stesse nel suo appartamento, perché lei lo adora, c'ha un'adorazione spropositata per questo personaggio. Lei, che si chiama Cristina Pedetta, l'attrice, molto brava, un po' stile, se vogliamo, Anna Magnani, come fisicità, come romanità. Passione, amore, attrazione fatale, fatale. Ovviamente su due personaggi, una regia, curando la regia io, è, a mio avviso è più difficile costruire uno spettacolo su due personaggi che su 20, perché su due personaggi in qualche maniera devi movimentarla, sennò fai due persone che si parlano per un'ora e mezza. E quindi io in parte ho costruito lo spettacolo fra gag, situazioni, imbarazzi, c'è un tappeto musicale in parecchie scene, perché io ho una direzione particolare per il cinema, quindi vorrei che anche gli spettacoli teatrali dessero, diciamo, quelle atmosfere un po' cinematografiche.